Sono Claudia Ferretti, sound artist, e sono a Val Tournanche per parlare di Suono e di Explora, evento organizzato da CVA, che è molto attenta alla sostenibilità e all'ambiente. Questa cosa si lega perfettamente al suono e al racconto della percezione del suono. Il suono è tutto intorno a noi, modifica gli ambienti, gli spazi e modifica la nostra percezione del mondo. Sta a noi quindi imparare e esercitarci nella percezione del suono per poter capire cosa migliora e come possiamo migliorare l'ambiente intorno a noi ed essere così ecologici. La fontana, un elemento caratteristico di tutti i paesi della Valle d'Aosta, è un elemento chiave anche per la produzione dell'energia idroelettrica di CVA. Questo che sentite è il suono dell'acqua nella fontana, ma pensate a quanti suoni può avere l'acqua. Può essere un fiume, può essere un ruscello, può essere il mare o quello che avete a casa vostra, il rubinetto, la bottiglia dell'acqua. Pensate a quale vi fa star bene, quale vi piace e portatelo con voi. Le passeggiate sonore, soundwalk, vengono svolte in tutto il mondo e tutto il mondo è sempre più sensibile al suono. In queste passeggiate degli esperti accompagnano le persone alla scoperta del paesaggio sonoro ed è proprio questo quello che facciamo con Explora. Adesso vi chiedo di farlo solamente quando lo sentite. Con i suoni possiamo anche giocare. Durante Explora svolgiamo degli esercizi con il suono. Alcuni di questi si possono fare anche a casa molto semplicemente. Per esempio, possiamo prendere un taccuino e annotare il primo suono che sentiamo al mattino quando ci svegliamo e l'ultimo suono che sentiamo prima di coricarci. E ripetiamo questa operazione per un mese. Ancora una fontana, ma in un altro contesto. Questo luogo è un luogo di lavoro, di socialità. Evoca i suoni delle donne che parlano tra di loro, dei bambini che corrono. L'unico elemento che non è cambiato è il suono della fontana, fil rouge con il passato. Un altro esercizio Explora che possiamo fare è percorrere un itinerario che conosciamo alla perfezione scrivendo su un taccuino tutti i suoni che percepiamo. Sarà sorprendente verificare come questo percorso ci apparirà completamente nuovo. L'ecologia del suono è importante. È facile parlarne in questo contesto naturale, ma possiamo parlare di ecologia del suono anche a casa, in città o a scuola? Sì, imparando ad ascoltare e selezionare i suoni intorno a noi, a capire quali ci piacciono e ci fanno star bene e quali invece no, eliminando i suoni che disturbano e ricercando i suoni che migliorano la qualità della nostra vita. Explora è un viaggio e ogni viaggio è un cambiamento. I suoni ci insegnano che il cambiamento è a portata di mano, anzi, di orecchio,